Ciao a tutti e bentrovati in questa puntata di Pensiero Computazionale Apprendimento Creativo. Io sono Flavio e oggi vorrei esplorare con voi Ozobot, utilizzando tanti pennarelli colorati. Normalmente mi piace costruire con i Lego, oppure utilizzare componenti elettronici come mattoncini elementari per le mie costruzioni. Però anche questo progetto costruito con il legno di balsa mi ispira molto. Proviamo a immaginare Ozobot travestito da guardia reale, mentre fa la ronda attorno al Big Ben. Anzi, vediamolo proprio all'opera. Oggi vi illustro un simpatico esempio di come la robotica educativa possa essere applicata anche all'apprendimento delle lingue straniere. Ma com'è possibile trasformare Ozobot in una guardia reale? Come vestirlo e soprattutto come possiamo insegnargli i passi che dovrà fare. Ok, prendiamo carta, pennarelli e Ozobot e scopriamoli insieme. In questa puntata scopriamo come si accende e come si spegne un Ozobot, come si programma con il codice colori, come si effettua la calibrazione e a che cosa serve. Iniziamo! Come prima cosa dobbiamo disegnare con i pennarelli la pista, ovvero il percorso che la guardia reale deve seguire per far la ronda. Benissimo, e ora accendiamo Ozobot. Vedete il pulsante sulla tempia sinistra del vostro Ozobot? Basta premerlo una volta e posizionare subito Ozobot sulla linea che abbiamo disegnato. Quando lo accendiamo, Ozobot segue il percorso. Ma cosa succede quando il robottino incontra un incrocio? È molto semplice. Ozobot tira la monetina, cioè sceglie a caso se andare dritto, a destra oppure a sinistra. E come possiamo fare quindi per programmarlo, per dirgli di girare a destra al prossimo incrocio? Lo possiamo istruire utilizzando il codice colori, cioè una sequenza di tre o quattro colori collocati lungo il percorso. Blu, rosso, verde sono i comandi per girare a destra. Blu, nero, rosso sono i comandi per andare dritto. Blu, rosso sono i comandi per tornare indietro. Alcune indicazioni prima di iniziare a disegnare. È importante che il tratto abbia una larghezza costante. Quando disegniamo i codici colori, anche la lunghezza dei singoli quadratini deve essere costante. Non possiamo lasciare spazi vuoti tra i quadratini oppure sovrapporre in parte colori differenti. È importante anche non ripassare più volte uno stesso colore. Infatti, in questo caso il colore diventerebbe troppo scuro e Ozobot non riuscirebbe a interpretare correttamente il codice. Durante la realizzazione dei nostri progetti, Ozobot potrebbe a volte comportarsi in maniera strana, in maniera anomala. Nessun problema, dovrebbe essere sufficiente fare una nuova calibrazione. Per effettuare la calibrazione basta disegnare un cerchio nero su un foglio bianco, leggermente più grande di Ozobot. Accendiamo l'Ozobot, teniamo premuto il pulsante sulla tempia per almeno 2 secondi, almeno finché si accende il LED bianco, e lo appoggiamo subito sopra il cerchio nero. Ozobot fa un giro su se stesso e poi esce dal cerchio. Se si accende il LED verde, la calibrazione si è conclusa con successo. Se invece si accende il LED rosso, dobbiamo ripetere la procedura di calibrazione. Ma a che cosa serve la calibrazione? La calibrazione serve all'Ozobot per interpretare correttamente i colori, ovvero deve capire che cosa è nero, che cosa è bianco, che cosa è rosso e così via. Non preoccupiamoci, non dobbiamo conoscere a memoria cosa fa ogni singolo codice colore. Proviamo a esplorare liberamente i vari codici. Quando un nuovo codice ci incuriosisce, disegniamolo e vediamo cosa succede. E adesso tocca a voi. Utilizzate Ozobot per presentarvi. Provate a raccontare chi siete utilizzando questo simpatico robottino. Per muovere i primi passi con Ozobot abbiamo scoperto come si accende e come si spegne Ozobot, come si programma con il codice colori, come si effettua la calibrazione e a che cosa serve. Prima
Prima di salutarci vi segnalo alcune risorse utili. Il sito di Ozobot, dove ci sono attività didattiche per tutte le discipline e per tutti gli ordini di scuola. Un'altra risorsa utile da tenere sotto mano è la scheda dei codici colore. Trovate il link diretto nella descrizione di questo video. Che la creatività abbia inizio!